thank you Quando le mosche le becca, le sen che il vol piover. Quando il ciel e il falana, non va via 3D che non la bagna. il ton avanti l'acqua, non va na pistaca. Cari amici di Telegarda, ben ritrovati a questo nostro appuntamento col dialetto. Vi dico subito che non, questa non è una nuova rubrica di Telegarda sulla meteorologia, sulle previsioni del tempo, è semplicemente un modo per introdurre l'ospite molto gradito che abbiamo qui oggi. Un ospite che collabora con Telegarda e che, guarda caso, fa le previsioni meteorologiche. È Matteo Calzà. Eccolo qui. Grazie. Ciao, Buonasera. Matteo. Ciao, piacere. Senti un po', Matteo, vedi come ho iniziato questa trasmissione. Adesso te ne leggo alcune altre. Mm. Arcobalen de mattina, la sera, piosa o vent, s'avizzina. Beh, poi quando le nuvole le va verso Trent, zappa la zappa e va al Quert. Quando le nuvole le va verso Verona, zappa la zappa e va e la ora. E finiamo con Steve con lo stivo quando il stiff è il gal Capel o che il fa brut, o che il fa bel. Ma io ho sempre sentito che questi proverbi nascono dalla saggezza, dall'esperienza, non di decine, ma di centinaia di anni. E siccome sono, avete sentito, massime che riguardano le, il tempo, il tempo meteorologico, sono curioso di sentire Matteo cosa pensa di queste massime, se veramente corrispondono alla realtà o se sono semplicemente così retaggio dei tempi passati. Prima però a Matteo devo chiedere il suo rapporto col dialetto. Beh, eh, direi molto buono. Mm. Ecco, se vuoi, parla anche dialetto. parla in dialetto tutto. Spero di, di voi. far bella figura. No, beh, eh, son, penso ancora dove, non ancora vecchio, eh, quindi. Probabilmente ho, ho avuto una buona via de Metz come insegnamento, sia dei tagliam de che dei dialetto. Ecco, quanti quindi, anni ha dai? Può dirlo? 36, non so, 36, eh, 36, 36, anni, 36 sono dell'80, giovanissimo. Quindi penso di essere ancora di quell'età, di, quell di quella generazione che ancora ha un buon mi dei italiano e dei dialetti ecco è misciotte cioè mm. se aveva ancora un po' di magari non alto chiaramente quindi l'ambito familiare sì. ti ha sempre aiutato un po' a mantenere qualche sì, cosa del dialetto ma vedo certo. anche con i miei amici anche, anche loro probabilmente perché abbiamo avuto dei genitori ancora con quel, di quella generazione che ancora tra di loro o con gli amici gli parlano dialetto certo. quindi abbiamo avuto comunque un po' di di, di, ecco, di Matti, base di, di... ecco ma ti ha avuto qualche parente non so di classici noni che mi ha avuto un'immensa fortuna eh, di aver avuto eh, la mamma di mia mamma, mia nonna materna, per oltre 20 anni a casa con noi, gli ultimi anni della sua vita, eh, fino a 102 anni, eh, e quindi vivere con lei ogni giorno, ogni ora del giorno, eh, mi ha trasmesso anche tanto, anche, anche come oltre ovviamente a, a tante cose di affetto e tutto, però anche il dialetto è stata sicuramente una... Un bel aiuto anche, anche questo, insomma, per mantenere, per imparare un po' il dialetto. E non è che la Tadà qualche proverbio che riguarda le, le previsioni meteorologiche? No? Beh, lei ha... Che lei da ridere, non so perché che lei da no, ridere. No, perché, vabbè, il, il classico dei classici... Il temp, è? Il tempo il cool cul e i siori, fa quel che vuoi lori. Ah, ho capito, il tempo e il cool cul e i e siori, i fa quel, quel che, che vuoi, vuoi loro. Bella questa qua, e e effettivamente questa... questa era un classico. E, ride, lei. e quando lo diceva, la, la rideva, era... La... La visione più bella di questo mondo, per ridere la propria nonna. Ho capito. Adesso però, prima di passare a parlare di meteorologia, però lasciatemi dire una cosa che veramente mi sta a cuore. Siccome questa è una trasmissione che ha anche una valenza didattica, mi soffermo un attimo. Siccome parliamo di meteorologia, e, e poi vedrete anche qualche articolo di giornale che. Ecco, se voi guardate sulla lavagna, spero che il regista riesca ad inquadrare la scritta. Io mi sono permesso di preparare, vedete, la parola meteorologia o meteorologia? Perché questo termine purtroppo, così come meteorologo o meteorologo, questo termine spesso, spessissimo anzi, abbastanza spesso, molto spesso, è storpiato da un punto di vista ortografico. Vedete che ho messo un punto di domanda. Qual è la risposta esatta? È il primo termine o il secondo? Chiaramente se pensate alla parola meteo, viene da dire che la risposta è la seconda. Meteorologia. Quindi non meteorologia, meteorologo come viene purtroppo detto sui giornali locali, sui giornali nazionali, in televisione spesso scrivono Matteo Calzà, meteorologo. Ecco. Mi premeva insomma, farvi notare questa curiosità ortografica, dato che parliamo di meteorologia. Adesso però vorrei uh, subito sapere <ride> questa curiosità mia, ma questi proverbi, queste massime, hanno un fondamento di realtà? Cioè tu adesso, io te li passo, guarda, te, mm -hmm. quelli che ho letto. Ecco, dimmi quello che pensi di alcuni di questi proverbi che a tuo parere hanno qualche ragione eh, di verità. Bah, posso dire che eh, mh, molti di questi proverbi hanno una loro una certa base scientifica, tra virgolette, perché eh, se pensiamo tanti i, i, i vei da, 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 dall'agricoltura, no? dal lavorare alla terra, dei nostri certo. vecchi eh, che lavoravano la terra, e quindi sono anche frutto di osservazioni. Di, di osservazioni di tanti anni, quindi hanno una certa valenza. Poi è chiaro che ne ha altri un po' meno, diciamo che sono più folcloristici come per dire più classico che se piove il dì dell'assenza dopo piove per, quale, quello per 40... Poca valenza, quello ha poca valenza invece ce ne sono altri che effettivamente eh, hanno una loro base chiaro, non è una cosa scientifica al 100% però... ecco dimmene ad, qualcuno, dai che è uno dei più classici, uno dei più veritieri anche, quello ad esempio quando il nuvole va verso Trent ciappa la zappa e va al Quert, quando le nuvole vanno verso Verona, ciappa la zappa e va e lavora, effettivamente, se che pensi? Di solito nelle nostre zone, eh, da dove arriva nell'80% delle volte le la piozza, le perturbazioni, le nuvole? Da sud. E quando, invece di solito, quando le, 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 le nuvole, le perturbazioni le vedi da nord, dalla Germania, per dall'Austria, le edifici che le porta a piozza. 18 anzi le porta a Fun col vento secco appunto col che cielo duro all'interno del continente quindi so. ecco diciamo che nell'80-90% dei casi questa ha detto una, che, che ha la sua base effettivamente verità. poi chiaro che neanche qualche volta che può capitare, magari in temporale da nord e porta in deluvio. Però appunto sono casi. Ma in genere, in in genere sembra... questa ha, ha una sua varenza. Come ad esempio, nato classico questo anche bellissimo, quando il fel e il falana non va via 3D. Che non, che non il bagna, perché effettivamente viene subito anche in testa la lana e il falana è il classico cielo a pecorelle, i batufoli, no? cielo a pecorelle e batufoli. E quelle effettivamente sono quel tipo di nuvolette che, segnala... che di solito anticipano de uno o due giorni la perturbazione. Quindi anche questo ha una certa valenza, dice, una certa serietà, una certa. Mm. Eh, poi c'è il classico dei classici che è quando il stiff è che ha il cappello o che fa brutto o che fa bel. Cosa significa? Semplicemente che quando il Stiff, come può essere anche comunque qualche altra nuvola, però lo stiff effettivamente anche per la sua forma morfologica, eh, il, il, il gun tu valenza questa cosa. Il fatto di avere la nuvola, la classica, il classico il cavolfior, no? la classica nuvola bianca che si cappello, forma durante il cappello, il, cappello. E il cappello. Cosa significa? Che c'è variabilità. E quindi da qui il detto o che fa brutto o, o che, che fa bello", bello che indica che è, è, è incertezza, non si sa bene, quindi tempo variabile, quindi può fare magari un sguath, come fare anche giusto do nuvole e basta, certo. e fare certo, shoot. Eh, quindi questo, anche questo ha una certa valenza. Ho capito. Assolutamente. Quindi, ecco. Naturalmente io ne ho presi alcuni, penso che molti dei telespettatori che si stanno guardando avranno sicuramente a memoria qualche altro eh, detto, qualche altro proverbio che riguarda appunto le previsioni del tempo, il tempo meteorologico. Però adesso la mia curiosità esula un po' adesso dal dialetto, nel senso che mi piacerebbe sapere, ritorniamo alla lingua italiana, un po' di questa esperienza, cioè, mi fa impressione un giovane di 36 anni che è già un esperto meteorologo. Allora vuoi sapere un attimo come nasce ah, questa tua passione? L'esperto, anche a 80 anni, non si finisce mai, mai da studiare. Mai da imparare, mai, imparare, mai mm. da studiare. Ma comunque, Quindi, insomma, vedo che. Comunque. Dobbiamo dire anche che, siccome si segue sempre la serie del telegiornale Telegarda, dopo ci sono le presioni di Matteo Calzà e devo dire che a differenza di tanti altri telegiornali <ride> nazionali, quelli di Matteo Calzai, insomma, riescono ad essere abbastanza eh, co corrispondenti a quello che succede. Allora, dimmi un po', Matteo, tu a 36 anni, cioè com'è nata questa tua passione per il tempo? Beh, eh, ho avuto sempre tante passioni fin da bambino, eh, già appena ho cominciato a leggere, a 5 anni così, mi sono messo subito, avevo un po' di enciclopedia a casa. E ecco, ma c'è un travole. qualcosa, di solito si dice sempre, si ricorda, c'è stata una persona, un fatto, mm -hmm. un qualcosa ma di particolare sì. che ti ha dato il via. Effettivamente sì, dopo, mh, come per tanti altri appassionati o meteorologi comunque di professione, c'è stata ad esempio la nevicata, quella dell'85, sì. quella grossa. Eh, col, e quello, freddo, poi col freddo grande che c'è stato i giorni 16 prima, là, meno, 16. meno 16, insomma a boccia da 5 anni insomma eh, vedere tutta questa linea, alta quasi come lui, insomma mi va colpito e dopo un po' alla volta ho cominciato un po' da passare, avevo ripeto anche altre passioni, astronomia, la storia, la geografia e poi diciamo da 93-94 da metà anni 90 ho cominciato ad approfondire bene la meteorologia, studiarmela bene, ho cominciato a raccogliere i dati. dati, sulla pioggia, quanta, 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 quante ore di sole ci sono state e così via, e quindi adesso insomma sono oltre 20 anni che raccolgo dati, da oltre 15 anni faccio anche le previsioni, e così insomma c'è tutta questa passione. Fra l'altro eh, penso a, nel prossimo futuro, insomma a breve spero di poter anche raccogliere tutti... i tutti questi dati, queste curiosità anche storiche che sono riuscito a recuperare anche di 50-70 anni fa in una pubblicazione, magari in un libro qua per la zona, con questi dati, tutte queste curiosità storiche sul risolto. Allora, la Telegram ti aspetterà qui la presentazione del libro. Eh. Sarete Quindi, primi, assolutamente. E, ecco, per mi raccomando, non vogliamo essere superati. E magari farò un piccolo. Una, una piccola parte anche sui dialetti, su, su, sui termini, sui termini e, su, e sui proverbi in dialetto riguardanti il meteo, ecco, perché, perché sono perché, assolutamente eh, bellissimi. Sì, poi. perché sui termini dialettali che hanno a che fare con la meteorologia non è che è facile trovarli, perché i termini classici sì. sono almeno piovosità, temperatura, mm. pressione, ma pressione in dialetto pressione, è Pressione, pressione mh, temperatura, il, temperatura, il ghiaccio, la jazz. piovosità, la piosa, la nef dopo Galvent, sì, eh, le bugole, è... ecco, non... anche perché la metodologia, penso, usa un linguaggio abbastanza tecnico, tecnico e quindi è difficile trovare. trovare. E invece, invece, invece i proverbi? Ecco, quelli I quelli proverbi, se... e quello ce ne sono tanti che possiamo recuperare grazie alla bibliografia di Aletale, che in Trentino è veramente tanta. Per fortuna. Bella Bene, quindi eh, abbiamo sentito Matteo, quindi quello che ci dice di questi proverbi, quello che c'è detto della sua esperienza, i suoi propositi futuri, addirittura quello di pubblicare un bel libro eh, con dati, eccetera. Che un serve. po' di foto anche, mi è piaciuto. Certo, certo, Bene, io direi che a questo punto possiamo dire che il nostro incontro oggi è finito, prima però, naturalmente, devo dirvi il solito... Volevo, a dire dir la verità, anche commentarvi un po' queste... Queste, queste massime, no? Quando le mosche le becca l'elsen che il vol piover. ecco piover naturalmente per noi di arco. Se andiamo a riva diranno probabilmente piover. Poi quando il ciel falanano va via tre, ecco quel tre. ecco, noi in dialetto diciamo tre con, le, con la E chiusa, mentre in italiano diventa 3. Il tono avanti l'acqua non va na pistaca. Ecco questa pistaca è il pistacchio. Arcobalende Matteo. La sera piozza, o vent savicina. Vedete qui mancano i raddoppiamenti, mi raccomando, attenzione ai raddoppiamenti, che c'è qualcuno che scrive in dialetto che tende ad usare i raddoppiamenti, mentre savicina chiaramente va con una Z. Poi quando il numero va verso Strand, zappa la zappa e va, ecco va, mi raccomando, con l'apostrofo perché, perché sta per vai. Al quert, vi ho già accennato più volte che QERT, qui è scritto con, con la C, ma molti poeti usano la Q di quadro. Quando le nuvole le va vers Verona, ciappa la zappa e va e la ora, la ora con la O chiusa. Beh, quando il STIF, naturalmente c'è la O e la E, cade la E, ci va l'apostrofo, per cui diventa quando il STIF e il ga, ecco questo ga, Z apostrofo A con l'H, è la forma recente del dialetto, mentre altri usano invece G-A con l'accento senza metterci l'H, è la forma arcaica, la forma di una, di una volta. Ecco, io mi fermerei qui. Invece adesso vi propongo il solito vocabolarietto, le, soliti, le solite dieci parolette. Allora partiamo con engrepa. Engrepa, sta per bisunto, incrostato. Invece engropà, attenzione, è annodato, engropare, annodare. Ma engropà vuol dire anche a volte quando si è <ride> indigesti, qualcosa le resta sul stomach, sul ventricolo, diceva mia mamma. Jäger, beh, Jäger è una parola che deriva dal cacciatore, da, dal tedesco, sta per cacciatore. Vi ricordate i Kaiser Jäger, Jäger, i cacciatori dell'imperatore? Lustrom, con la O chiusa, Lustrom, non Lustrom, è il lucidatore di mobili. Beh, il morbim, che gatto, morbim, eh, Gat è il morbim, Gat smania, desiderio. Ruar, ecco un termine questo abbastanza antico, eh, e vuol dire terminare. Skainarbe. Guarda, senti che fora il cane che scaina, c'è cioè il cane appunto che latra, quindi latrare. Stink, lì, stink, rigido, stecchito, long stink, magari perché la fa la bala, la fa la piomba. Tauler, ecco, tauler eh, è la spianatoia per la pasta, anche se alcuni dicono tauler, ecco qui, sinceramente ho dei dubbi su quale sia la forma più corretta. Infine questo termine eh, che deriva chiaramente dal, dal tedesco, il Tischler, da Tischler, cioè colui che fa i tavoli, quindi un falegname, il Marangom, su, di cui vi ho parlato qualche puntata fa quando si pensava che Marangom avesse addirittura un'etimologia greca, però non è stata trovata una corrispondenza particolarmente eh, realistica su questa origine greca. Comunque il Tischler è il falegname. Bene, dieci vocaboli anche oggi che vanno ad aggiungersi ai 400 e più che vi ho dato in queste quasi, penso ormai siamo intorno alla sessantesima puntata, siamo intorno lì. Quindi calcolate, non sempre vi do i dieci vocaboli, però immaginate una cinquantina, sono già 500 vocaboli. Quindi mi raccomando, anzi approfitto per salutare la signora Marta col marito Edoardo, che so che si è comperata un quadernone fin dall'inizio di questa di queste puntate e lei dis, con disciplina veramente da scolaretta diligente scrive tutte le volte i vocaboli, le curiosità, le regole, accenti fonici, accenti tonici. Quindi un caro saluto alla signora Marta e al marito Edoardo. Naturalmente non posso non salutare tutti voi che avete avuto la pazienza e spero l'interesse per questa trasmissione grazie anche alla presenza di Matteo Calzà che ringrazio. E naturalmente, mi raccomando, la sera dopo il telegiornale aspettate sempre le notizie del, me del Meteo di Matteo Calzà e vedrete che sarete sempre tranquilli perché non sbaglia mai sperem. un colpo. Sperem, ecco, sentite che bel sperem, con un bel accento chiuso sulla seconda E. Sperem. Sono d'arrivo. Con questa speranza. No, ma di anche a noi, sperem Marco. Con questa, eh, quindi, speranza. Eh, che Matteo le imbrocchi sempre. Vi ringrazio e vi aspetto alla prossima puntata. Mi raccomando, non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao a tutti e grazie.